A Aero 2014, Chiara Viganò, responsabile marketing e comunicazione a Boomup. Quali sono le novità di quest'anno, Chiara? Beh, una delle grandi novità di Aero 2014 è sicuramente l'Ultra EFIS. C'è moltissimo interesse per questo nuovo prodotto di Avumap, che espande la propria gamma di prodotti oltre alla semplice navigazione Moving Map per introdurre altri strumenti avionici come questo EFIS portatile, che è molto compatto, ridotto nelle dimensioni e leggerissimo, solo 145 grammi, quindi veramente adatto agli ultraleggeri e ai veicoli sperimentali. In questo piccolo device sono inclusi accelerometri, il magnetometro, giroscopio, sensore di movimento, quindi un incredibile concentrato di tecnologia, e si connette alla porta pitostatica, quindi molto semplice da installare e dà una doppia visualizzazione, la schermata PFD e la schermata H6 dell'orizzonte artificiale. Questo unico strumento digitale può sostituire diversi strumenti analogici, andando quindi a ottimizzare lo spazio nel pannello del cockpit. Qui abbiamo la schermata dell'orizzonte artificiale e del primary flight display, quindi giusto per farvi vedere, un sensore veramente molto sensibile di altissima qualità. La cosa interessante è che è addirittura precaricato con il database Jepsen. Non c'è mappa, però c'è comunque il database di aeroporti VOR e NDB Jepsen, quindi posso inserire un aeroporto come punto di navigazione e quindi mi va ad essere anche un backup per la navigazione. Delle caratteristiche molto interessanti, ma il prezzo? È molto aggressivo, sono solo 1199 euro, infatti i clienti stentano a credere che abbia anche l'ingresso pitostatico e non sia solo basato sul GPS, quindi assolutamente competitivo rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. Molto interessante. Bene, oltre all'Ultra, mi dicevi, ci sono anche degli altri prodotti nuovi. Quali sono? Beh, il prodotto di punta è sicuramente l'KP5, il nostro display per la navigazione con sicuramente un'eccellenza nelle Moving Map. Avumap è una delle uniche, delle pochissime aziende che sviluppa le proprie mappe raccogliendo dati da moltissimi fornitori, quindi sia il database Jepsen, sia i dati stradali, sia gli approach plate, i diagrammi di avvicinamento, le procedure di Seattle Avionics, e che vengono, tutti i dati che vengono rielaborati e concentrati in queste mappe. C'è stato molto studio, questa è una nuova rappresentazione migliorata che stiamo presentando per dare maggiore risalto ai dati aeronautici rispetto a quelli terrestri, dare maggiore risalto agli ostacoli verticali in alcune situazioni e quindi per avere sempre un'ottima situational awareness. E la novità delle KP5 è che con la docking station è sia portatile che integrato a pannello, quindi un dispositivo sottilissimo, portatile, facile da aggiornare, da portare a casa o nella scuola di volo per pianificare il piano di volo e poi da integrare al pannello. Molto interessante, comodo, oltretutto anche versatile, leggero. Di connettere tutta una serie di strumenti, dispositivi esterni, accessori sia di Avumap sia di terze parti, quindi è possibile personalizzare il proprio sistema ed andare ad aggiungere anche in un secondo tempo gli strumenti preferiti, quindi iniziare da EKP e docking station e poi aggiungere connessione all'ADARS o a un autopilota, un ricevitore traffico, anche un ricevitore meteo negli Stati Uniti, quindi un sistema per gli ultraleggeri ma con veramente grandissime possibilità di espansione e di personalizzazione. Bene, Chiara, anche questo GPS è molto interessante. Il prezzo? Il sistema EKP5 più docking station e modulo ADARS è di 2750 euro. Mentre solo del GPS KP5? Portatile a 1750 euro.